Buongiorno amici di Mysterium. Noi quest'anno non siamo andati in vacanza, mentre voi vi divertivate. Tra una partita di beach volley in spiaggia, un daiquiri alla fragola e una sgambata in acqua scooter, i nostri ricercatori dell'occulto hanno sviscerato i misteri della Bretagna, la terra misteriosa per antonomasia. Da sempre la Bretagna è sinonimo di mistero. Più grande forse è quello di Mago Merlino, uno dei personaggi centrali del ciclo bretone e delle leggende arturiane. Fu lui l'artefice della Tavola Rotonda. Grazie a un suo incantesimo, Uther Pendragon giacque con Egrain e così fu concepito Re Artù. È risaputo che Merlino levò Artù e lo condusse fino all'ascesa al trono, ma pochi sanno che si innamorò di Viviana, una sua allieva che lo imprigionò in un albero. Quindi lo spirito di Merlino è intrappolato in un albero di una foresta bretone? Siamo nella foresta in cui si dice vi sia l'albero in cui è stato trasformato Merlino. Da tempo gli abitanti della zona riferiscono di fenomeni misteriosi. Più di recente, turisti e indagatori del mistero dilettanti, inoltratisi a cuor leggero tra gli alberi imponenti, non hanno più fatto ritorno. E le autorità? Come al solito, non hanno fatto un bel niente. Mentre procedevamo verso il cuore pulsante della foresta, percepivamo chiaramente l'arcano potere insito in quei luoghi. Riusciranno i nostri esperti a trovare una traccia della presenza di Merlino? Scopriamolo insieme. La magica foresta di Wellgo è ricca di suggestioni. Ogni angolo è pregno di misticismo. Qui Merlino visse e qui istruì il giovane Re Artù. E qui ancora si trova imprigionato nel corpo di un albero secolare. Noi di Mysterium siamo riusciti in ciò a cui nessuno prima di noi si era mai avvicinato. Abbiamo trovato Merlino. L'albero magico in cui è imprigionato il mago Merlino va preservato in un ambiente protetto, ad una temperatura segretissima. E vabbè, il primo mistero è risolto. Passiamo oltre. Cosa ne dite di chiese gotiche con bassorilievi Maya? Intrigante, vero? Il gotico è una fase della storia dell'arte occidentale. Inizia all'incirca alla metà del XII secolo in Francia, per poi diffondersi in tutta l'Europa occidentale. Guardate un po' cosa hanno trovato i nostri esperti, che hanno proprio un occhio fino. Una bella facciona Maya. La cosa non torna. Il primo contatto tra i conquistadores e gli amerindi risale al 1400. Sì, però ormai è noto a tutti che i Maya approdarono in Bretagna intorno al VI secolo. E tra l'altro introdusse la tradizione di mangiare le patate fritte insieme alle cozze marinate. In effetti la patata è originaria delle Americhe. Tutti noi sappiamo che il piatto tipico della Bretagna abbina queste due pietanze, moules en frites. Ma i misteri non finiscono certo qui. Altra peculiarità bretone sono appunto i fari. La costa bretone è famosa per la presenza di numerosi fari, che per secoli hanno protetto i naviganti dai naufragi. Però c'è qualcosa che non torna. Cosa servono i fari in quest'epoca di GPS e radar? Perché non abbatterli? Noi di Mysterium abbiamo la risposta. Chiaramente ci troviamo di fronte a fenomeni già noti. Basta pensare alle linee di Nazca, che servono a guidare gli atterraggi alieni, oppure le piramidi di Giza, utilizzate come torri di controllo per il loro traffico di astronavi, senza dimenticare poi un esempio che abbiamo a casa. Il minareto di Consonno, ne ha parlato proprio mio cugino, nel corso della prima puntata di Mysterium. E in tutto questo, cosa c'entrano i desueti, ma romantici, fari bretoni? Bene, è ovvio, non ci sono solo fari, è un vero e proprio sistema di comunicazione tra Terra e gli alieni. Del resto, anche noi usiamo il radiotelescopio.
un radiotelescopio è specializzato nel rilevare onde radio emesse dalle varie radiosorgenti sparse per l'universo, generalmente grazie ad un'antenna parabolica o più antenne collegate. Come può suffragare questa sua affascinante teoria? Per anni ho studiato il posizionamento di tutti i fari del mondo, senza aggiungere nessun risultato degno di nota. Ma con i fari bretoni il discorso cambia. Ed è palese che questi ultimi sono disposti secondo uno schema ben preciso. E siete riusciti a decifrarlo? Pensiamo di sì. Ricercatori indipendenti, tra cui il sottoscritto, hanno scoperto che i fari bretoni ricalcano una ben precisa mappa stellare. E cosa rappresenta questa mappa? La posizione relativa di stelle, non stelle a caso, ma astri appartenenti alla sequenza principale del diagramma HR e solo quelle tra 5.000 e 7.500 gradi Kelvin. E quindi? Se lei guarda, tra queste stelle ci sono 16 cigni B, Zeta Reticuli e Tau Ceti, e molte altre notoriamente abitate da razze aliene. E Orione? Bravo, proprio qui sta il punto. La disposizione dei fari bretoni ricalca la posizione di queste stelle viste da Orione, la culla della civiltà aliena. Ma alla fine, a cosa servirebbero sti fari? Sono una sorta di mappa per i viaggiatori spaziali che si perdono. Guardando dal cielo i fari bretoni, possono però capire dove sono e riprendere la giusta via. Ma le coste bretoni non celano solo misteri dallo spazio profondo, ma anche dagli abissi marini, per fortuna. Un filmato esclusivo ci svela una vicenda sconcertante. Ma prima di continuare, vediamolo insieme. Rotaie che finiscono direttamente in mare. Perché? Che senso ha? Non ci sono molte destinazioni sottomarine, anzi, ce n'è una sola. Atlantide. Atlantide? Certo, Atlantide è sprofondata nelle acque, ma ovviamente la civiltà atlantidea non si è estinta e questo filmato ne è la prova. Da secoli infatti ci sono contatti tra uomini e atlantidei. Come ci sono contatti tra umani e alieni. E l'amministrazione comunale sa tutto. È vero, l'amministrazione comunale sa sempre tutto e cerca sempre di tenerci all'oscuro. Non divaghiamo, ci chiarisca i rapporti tra umani e atlantidei. Beh, c'è poco da dire, è una cosa palese, se ne è già parlato più che diffusamente nel corso della puntata. Cosa intende dire? La Bretagna è la patria della specialità gastronomica Mühl & Frit, ma a causa di una pestilenza marina scatenatasi nel 1978, la cozza si è irrimediabilmente estinta dai mari bretoni. Quindi? Quindi i bretoni hanno messo in piedi un traffico clandestino con gli atlantidei al fine di procurarsi le cozze, di cui sono tanto ghiotti. Il treno sottomarino viene caricato da Atlantide e trasporta quotidianamente il fabbisogno cozzifero della Bretagna. Incredibile, vero? Ancora una volta, noi di Mysterium abbiamo svelato un mistero insondabile. Ma non è finita qui. Presto torneremo ad occuparci di altri misteri misteriosissimi. We'll be right back.